Benvenuti a una nuova puntata di Dal Vivo. Nell'appuntamento di oggi abbiamo in collegamento con noi Cristian Marazziti, attore e regista, che quest'anno sarà anche presidente di giuria del Festival del Cinema della sesta edizione del Premio Felix, che ha debuttato il 18 novembre alla Casa del Volontariato di Monza e proseguirà domani a Milano, mercoledì 22 novembre a Palazzo Anteo, per poi concludersi giovedì 23 novembre al Museo Bagatti Valsecchi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Scusate il ritardo, ma ero su un set, per cui ho trovato un attimo un buco e ho cercato di essere qui con voi, presente, ed eccomi qua, ce l'ho fatta. Nessun problema, grazie di essere qui con noi oggi. E inizierei subito chiedendole di parlarci un po' più nello specifico di questo festival, di come si sta svolgendo e si svolgerà nei prossimi giorni. Beh, il Premio Felix intanto è una grande possibilità per chi fa questo mestiere, addetti ai lavori, registi, sceneggiatori, attori, di incontrarsi. È proprio uno scambio, io lo vedo molto come uno scambio interculturale, dove c'è poi, quest'anno particolarmente, viene esaltato la positività dell'uomo. Vengono un po' riscoperti quelli che sono i valori umani che un po' sono ormai assopiti da tempo. Ecco, abbiamo cercato di avere dei progetti, diciamo, che sono progetti che vengono da tutto il mondo, cioè lungometraggi, cortometraggi, documentari, ma dove esce fuori maggiormente l'umanità, questa umanità che è un po' venuta a mancare, soprattutto quello che stiamo vivendo quotidianamente, no? Per cui è un festival che io ho preso molto a cuore, anche se stavo sinceramente preso da tante cose, non potevo esimermi, proprio perché c'è anche questa connessione da tanti paesi che si incontrano, e c'è questo scambio, questo modo di guardarsi negli occhi, di rapportarsi in maniera pacifica e soprattutto in maniera, c'è proprio uno scambio culturale, dove il cinema ti permette di abbattere un po' tutte quelle barriere, quei confini che a volte si creano. È una grande occasione, è veramente una grande occasione. Certo, e quest'anno la rassegna pone anche l'attenzione su una tematica molto importante, che è quella della sostenibilità ambientale, che apparentemente può sembrare distante dal mondo cinematografico. Secondo lei come si riflette questa scelta poi anche sulle proiezioni che ci saranno in concorso? No, si riflette in maniera importante. La sostenibilità ambientale non è da sottovalutare. Devo dire, ci sono tanti progetti che toccano in maniera anche verticale questa tematica, ci permette di vederla un po' più a fondo, perché a volte se ne parla ma viene messa in disparte. Invece in questo caso chi ha la possibilità di vedere i film, chi fa parte, chi insomma è coinvolto in questo progetto, si renderà conto che la sostenibilità ambientale ha veramente il suo peso, un peso specifico. E devo dire che è un festival, Premio Felix è un festival a 360 gradi, dove è un festival, io ne faccio tanti di festival, devo essere sincero, da l'estate soprattutto giro e ne ho fatti tanti, non solo in Italia ma anche in Europa, però la qualità che ho trovato in questo festival, dei progetti, da quelli coreani, da quelli di tutto il mondo, ecco, non voglio, essendo presidente di giuria, sono molto attento a come esprimermi, però devo dire c'è tanta qualità, sarà anche un duro compito, ecco, decretare un vincitore.
Dato che appunto questo festival, come diceva anche lei, promuove un cinema moderno, indipendente, con delle pellicole che provengono da diverse nazioni come la Spagna, l'Estonia, la Russia, quindi non solo l'Italia, che cosa si aspetta poi dalla serata conclusiva del festival? Allora, che cosa mi aspetto? Guarda, io nasco come cinema indipendente, per cui amo il cinema indipendente, amo proprio la fatica, ho passato notti insonni per realizzare i miei cortometraggi, i miei film, sì, anche tra l'altro sono progetti russi, dell'Estonia, cioè sono tanti progetti veramente provenienti da tutto il mondo, e l'indipendenza di un film rispetto agli studios si percepisce proprio nelle piccole cose, quando vedi un film si sente veramente il sudore come è stato realizzato quel film, si sente la fatica, si sente come le inquadrature sono state curate. L'indipendenza di un film è proprio da questi film indipendenti si sottolineano proprio le anime di questi artisti che a volte con poco riescono a fare e a dare tanto, ecco, riescono a volte a arrivare al cuore della gente, perché questo lavoro poi, soprattutto quando si parla di film indipendenti e dove non hai quel budget che tu speravi di avere, è proprio in quei momenti che si vede l'artista che riesce a trovare soluzioni, che riesce a trovare delle cose inaspettate, imprevedibili, portarsi a casa il progetto, e da questo denoti la bellezza di questo mestiere, perché veramente nei film indipendenti vedi l'artista che ama la passione per il cinema, per i documentari, per i cortometraggi, i lungometraggi, e lì vedi veramente la passione, vedi la libertà anche di esprimersi, perché l'indipendenza significa anche libertà, che non è da sottovalutare. Spesso invece quando c'è una major, ci sono degli studios, hai sicuramente meno libertà per rapportarti con un progetto. L'indipendenza ti permette di fare cose che altri non fanno, per cui la sosterrò sempre. Io vengo da film indipendenti, amo i film indipendenti, a volte vengono bene, a volte vengono male, come anche quelli degli studios oppure delle major, ma nei film indipendenti vedo, spesso trovo delle cose magiche fatte con poco ma con il cuore, e ecco, torno al discorso che l'umanità è la chiave vincente per fare questo lavoro. Perfetto, prima di salutarci ricordiamo che le proiezioni saranno ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Io la ringrazio per aver partecipato a questo collegamento e le auguro un buon proseguimento di lavoro. Grazie a voi, grazie a voi.